una piccola correzione. La piccola correzione è: quando ho dato la definizione di curva semplice, fi di t1 uguale fi di t2 implica t1 uguale ad a e t2 uguale a b, ovvero t1 uguale b e t2 uguale ad a. Cioè qua effettivamente sì, ho scritto se solo se, ma non è giusto, Fi si dice semplice se solo se per definizione questo sì, e avete questa, vedete, una bella parentesi qua, questa espressione qua. Quindi, perché ovviamente anche se la curva è aperta è iniettiva, è semplice lo stesso. Quindi questa implicazione mi dice che l'unico caso in cui la curva può non essere iniettiva è quando i due punti sono A e B o B ed A. Ok? Quindi qua ci va se solo se per definizione, qua non ci va se solo se, ma ci va solo l'implicazione. Questo era ovvio, però mi è sfuggito di dire diversamente. Ok, adesso andiamo a fare qualche integrale doppio. Prendiamo qualche esercizio di riferimento, così. Allora, andiamo a fare per esempio l'integrale esteso ad omega di xy fratto x quadro più y quadro in dx dy, dove omega è uguale all'insieme delle xy, tali che x quadro più y quadro è compreso tra 1 e 4, poi x è maggiore di 0 e y è maggiore di 0. Allora, prima cosa, disegniamo l'insieme. Come è fatto l'insieme? Allora, l'insieme è una colonna circolare, anzi un pezzo di colonna circolare. X quadro più y quadro è la distanza al quadrato dall'origine, quindi la distanza al quadrato dall'origine è compresa tra 1 e 4, vuol dire che la distanza dall'origine deve essere compresa tra 1 e 2. Poi x maggiore di 0 e y maggiore di 0 ci dice che siamo nel primo quadrante, quindi l'insieme su cui stiamo integrando è questo qui. Qual è la cosa da fare? E qua è ovvio, per la simmetria, per come è fatto l'insieme, è ovvio che ci conviene passare in coordinate polari. Quindi in coordinate polari lo stesso insieme si descrive come ρ varia tra 1 e 2 e θ varia tra 0 e π mezzi. Allora qua abbiamo ρ quadro cos θ sin θ fratto ρ quadro, e poi qua c'è ρ in del ρ de θ. Allora, x è ρ cos θ, y è ρ sin θ, xy è ρ quadro cos θ sin θ, sotto x quadro più y quadro fa ρ quadro, poi c'è lo ρ, la ρ che viene dalla jacobiana del cambiamento di coordinate, e poi dobbiamo fare questa integrale. Questa integrale in ρ e θ, questa è xy, in ρ e θ, ma θ è tra 0 e π mezzi, questa è θ, e ρ è compresa tra 1 e 2.
e quindi stiamo integrando in teta e rho, o rho e teta se volete mettere la rho sull'asse delle ascisse, stiamo integrando su un rettangolo. Quindi, allora, intanto rho quadro si semplifica, questa integrale come prima si fattorizza, cioè diventa l'integrale tra 1 e 2 di rho in del rho, per l'integrale tra 0 e pi greco mezzi, o chi è seno di teta cos teta? È seno di 2 teta mezzi in del teta. Seno di teta cos teta è 2 sen teta cos teta. Ok, quindi questo integrale di rho fa rho quadro mezzi valutato tra 2 e 1, l'integrale di seno di 2 teta mezzi fa meno coseno di 2 teta quarti valutato tra pi greco mezzi e 0. Allora, questo qui fa rho al quadrato fa 4 meno 1 che fa 3, quindi viene 3 mezzi per a pi greco meno coseno di pi greco fa 1, e qua c'è un 4 che è in evidenza, poi meno coseno di, diciamo, di 0 fa meno 1, quindi 1 meno meno 1 fa 2, e quindi questa integrale 2 e 2 si semplifica fa 3 quarti, e infatti fa 3 quarti ed è giusto così. Ok, andiamo a fare un altro. Allora, prendiamo questo che è un po' più lungo. Andiamo a fare facciamo questo qui, facciamo questi due, prima questo che è più corto, integrale su omega di seno di y quadro fratto y in dx dy, dove omega è uguale all'insieme delle xy, tali che la x è compresa tra 0 e y quadro, e la y è compresa tra radical pi greco e radical 2 pi greco. Allora, andiamo a vedere. Allora, la y è compresa tra radical pi greco, che sarà circa un po' meno di 1,8, e radical 2 pi greco, che è un pochino di più. E poi la y è compresa tra 0, tra la x è compresa tra 0 e y. Quindi su un insieme è fatto così. Ora, questo è naturalmente un insieme a bandiera. Qual è l'integrale che ci conviene fare per primo? Quello nella x? O scusate, x è compreso tra 0 e y quadro, quindi questo è y e questo è x. Scusate, avrei dovuto fare l'insieme disegnato diversamente, o comunque preferisco cambiare i nomi alle lettere, no? La y varia tra, e la x è la variabile dipendente. Ok, quale ci conviene fare prima, l'integrale in dx, cioè affettare questo insieme in verticale o in orizzontale? È chiaro che in verticale, eh? Perché in verticale questo insieme è fatto da tanti segmenti in verticale, altrimenti dovrei sicuramente dare due definizioni, una definizione fino a qui e una definizione da qui in terra. Invece, quindi faccio prima l'integrale in dx, quindi posso scrivere
integrale tra tra radical pi greco e radical 2 pi greco in de y, dell'integrale tra 0 e y quadro in de x, di seno di y quadro fratto y, e dentro ci rimane 1. Per quale motivo? Perché nella x seno di y quadro fratto y è una costante, quindi lo posso valutare voi dell'integrale. Adesso l'integrale di 1 tra 0 e y quadro fa y quadro, quindi qua mi viene integrale tra radical pi greco e radical 2 pi greco di y per seno di y quadro in de y. Adesso pongo y quadro uguale t, questo mi viene integrale tra pi greco e 2 pi greco di seno di t, se ci fate caso questo non è altro che dt mezzi. E quindi questo che cosa mi viene? La prima idea di seno è, una prima idea di seno è meno coseno, quindi viene un mezzo per meno coseno di 2 pi greco più coseno di pi greco. Allora, meno coseno di 2 pi greco fa meno 1, questo fa pure meno 1, quindi viene meno 2, quindi questo viene meno 1. Vediamo un po', effettivamente viene meno 1. Quindi il risultato è giusto. Quindi questo qua non c'era nessun bisogno di cambiare coordinate. Ovviamente la cosa più semplice è fare prima l'integrale di x, perché questo insieme si descrive come, ripeto, è un insieme a bandiera normale rispetto all'asse y, no? Qua ci mancava meno l'1, quindi la x è compresa tra a e b e la x è compresa tra due funzioni della y. Chiaro? Ok, va bene, andiamo a fare quest'altro che è un po' più lungo. Andiamo a fare integrale esteso ad omega di x fratto x quadro più y quadro in dx e y, dove omega è uguale all'insieme delle xy, tali che la y è compresa tra x quadro e 2y quadro e la x è compresa tra 1 e 2. Oh, come vedete qua, per esempio, questo autore molto spesso non ci mette maggiore uguale o minore uguale, lascia maggiore e minore, non cambia assolutamente niente, perché la frontiera del nostro insieme normalmente, qua siamo in dimensione 2, la frontiera dell'insieme ha area nulla e quindi non succede niente. Quindi questa integrale come la posso scrivere? Scusate, qua ho sbagliato a copiare, probabilmente tra x quadro e 2x quadro e x compreso da 1. Allora, quindi qual è l'integrale che dobbiamo fare per primo? L'integrale che dobbiamo fare per primo è l'integrale, ci conviene fare per primo l'integrale in de y, perché questo qua lo posso esprimere come l'integrale tra 1 e 2 in de x dell'integrale tra x quadro e 2x quadro in de y, di la x la posso portare fuori, qua c'è 1 fratto x quadro più y quadro. Ok? Allora andiamo a fare l'integrale tra x quadro e 2x quadro di 1 fratto x quadro più y quadro in de y. Questo chi è? E beh, questo qua lo possiamo vedere come, moltiplicando e dividendo per x quadro, cioè mettendo in evidenza x quadro sotto,
indirizzo sì. No, semplicemente messo in evidenza x quadro sotto, qua ci rimane 1. 1 fratto 1 più y. E se moltiplico viene x quadro più y. Quindi adesso cosa faccio? Chiamo y su x, lo chiamo t, questo è 1 su x quadro per l'integrale, t viene compreso tra 1 e 2, di 1 fratto 1 più t quadro, t è uguale a y su x, quindi dt chi è? È dy su x, perché la x qua è costante, quindi dy chi è? X per dt, quindi la x la metto fuori e viene dt, quindi qua quando mi viene? Mi viene 1 su x, l'integrale di 1 fratto 1 più t quadro è arcotangente, quindi mi viene arcotangente di 2 meno arcotangente di 1. Arcotangente di 1, vabbè, fa pi greco quarti, ma lasciamolo indicato. Quindi adesso quando vado a sostituire, questo integrale mi viene integrale tra 1 e 2 di 1 su x per x se ne va e mi viene arcotangente di 2 meno arcotangente di 1 in dx. Può essere? No, non può essere. Qualche cosa abbiamo sbagliato. Allora andiamo a rivedere se, perché il risultato viene molto, sembra molto più complicato. Allora vediamo se abbiamo fatto bene. Allora la x è compresa tra 1 e 2 in dx. La y è compresa tra x quadro e 2x quadro. La funzione da integrare è x fratto x quadro più y quadro. Allora, quando vado a fare l'integrale in dy, y su x lo chiamo, ho sbagliato nella sostituzione qua. Allora, questo è giusto, y su x lo chiamo t, va bene, ho sbagliato negli estremi, perché quando questo, quando la y fa x quadro, la t non fa 1 ma fa x. Qua viene l'integrale tra x e 2x di arcotangente di t in dt. Quindi qua mi viene 1 su x per arcotangente di 2x meno arcotangente di x. E se qua ci metto, ripeto, se al posto di y ci metto x quadro, x quadro fratto x fa x, non fa 1. Quindi qua mi viene t uguale x e qua mi viene t uguale a x. Ok, quindi quando vado a sostituire, qua mi viene così, cotangente di 2x meno cotangente di x. E vabbè, adesso lo devo fare l'integrale, perché 1 su x con la x se ne va. Allora, fatemi calcolare prima l'integrale dell'arcotangente di x. Facciamo prima l'arcotangente di 2x tra 1 e 2. Questo è 2x, lo chiamo t, questo è uguale all'integrale tra 2 e 4 dell'arcotangente di t, ma dt è uguale a 2 dx, quindi 2 dx, dx è uguale a dt mezzi, quindi questo qua è un mezzo arcotangente di 4, scusate, l'integrale dell'arcotangente, integrale dell'arcotangente di arcotangente meno
valutato tra 2 e 4 meno 1/2 integrale tra 1 e 4 di t per la derivata della tangente che fa 1 più t quadrato. Quindi qua viene 1/2 t, allora viene 4 arco tangente di 4 meno 2 arco tangente di 2 più meno 'sta integrale qua fa 1/4 logaritmo di 1 più t quadro valutato tra 1 e 4. Quindi adesso quando andiamo a sostituire l'altro integrale lo facciamo qua sopra, poi sostituiamo l'integrale tra 1 e 2 dell'arco tangente di x in dx. Questo come prima fa x arco tangente di x valutato tra 1 e 2 meno 1/2 logaritmo 1 più x quadro sempre valutato tra 1 e 2. Adesso questo mio integrale lo chiamo asterisco, lo andiamo a sostituire qua sopra, quindi asterisco mi viene, allora questo qua mi fa 2 arco tangente di 2 meno arco tangente di 1 che fa pi greco quarti, poi fa meno 1/2 logaritmo, allora quando ci metto 2 qua mi viene 5, quando ci metto 1 viene 2, quindi viene 5/5, e questo sarebbe l'integrale, ah questo tutto cambiato di segno perché sarebbe il secondo integrale, sarebbe che ce l'avevo eliminato avanti, e poi ci devo sommare questo integrale valutato qui, quindi più 1/2, ma qua mi viene 4 arco tangente di 4 meno 2 arco tangente di 2 ok, qua mi viene meno 1/4 logaritmo di 17/5. Vediamo se funziona, se mi sono perso qualche pezzo. Allora 2 arco tangente di 4 ci sta, questo pezzo ci sta, che 4/5 fa 2 arco tangente di 4. Meno 3 arco tangente di 2, allora vedete qua ci avete meno 3 arco tangente di 2 meno 2 meno 1 fa meno 3 arco tangente di 2 e ci siamo. Poi più pi greco quarti c'è, meno 1/4 logaritmo di 17 c'è, poi c'è più 3/4 logaritmo 5. Logaritmo? No, attenzione, la lascia perdere in mezzo, penso lo facciamo alla fine. 3/4 logaritmo 5 non mi trovo, perché io mi trovo con 1/2 logaritmo 5. Vediamo con i logaritmi 2. Meno 1/2 logaritmo 2. Allora questo, se qua ci fosse 3/4 meno 3/4 logaritmo 2 più 1/4 logaritmo 2 farebbe meno 1/2 logaritmo 2, quindi potrei aver sbagliato, però io non mi trovo, cioè meno 1/2, vabbè questo l'ho fatto, andiamo a ricontrollare praticamente quello che, dove non mi trovo è questo integrale qua, facciamolo per esteso,
questa integrale qua è uguale a x al cotangente di x valutato da 1 e 2 meno l'integrale da 1 e 2 di x per la derivata dal cotangente fa 1 più x quadro di x, ma qua è uguale a x al cotangente di x meno 1 mezzo logaritmo di 1 più x quadro valutato da 1 e 2. Quindi non mi trovo. Può darsi pure che abbia sbagliato lui, eh? Perché qua mi trovo con un mezzo logaritmo 5. L'estremo inferiore del primo pezzo è fra 4 e 2 e 4 e 1. Nel primo, quello sotto. Il primo integrale. Questo qua? Sì, alla fine è valutato fra 4 e 1. Tra 4 e 2. Sì, sì. Ok, è giusto. È 2 e 2. Ok. Quindi qua è 17 quinti. Ok, allora, quindi è tutto giusto, era giusto tutto quanto, sale tranne che qua era 17 quinti. Allora, quindi qua di logaritmi 5 ce n'ho un mezzo più un quarto fa 3 quarti logaritmo 5, quindi ci troviamo. Quindi lo riscriviamo qua il risultato. Quindi qua è 2 al cotangente di 4 meno 3 al cotangente di 2, sarebbero questi due pezzi qua. Poi c'è più pi greco quadro. Poi logaritmi 5, quanti ce l'abbiamo? Qua ce l'abbiamo un mezzo. Qua ce l'abbiamo meno un quarto logaritmo un quinto, ma logaritmo un quinto è meno logaritmo 5, quindi più un quarto, un mezzo più un quarto fa 3 quarti logaritmo 5. E poi di logaritmi di un mezzo, poi ci abbiamo meno un quarto logaritmo 17 e poi ci abbiamo più un mezzo logaritmo un mezzo, quindi sarebbe più meno un mezzo logaritmo 2. Vediamo un po' se ci troviamo. Sì, adesso ci troviamo perfettamente. Sì, sì, l'errore stava qua. E quando ho aggiustato gli estremi di integrazione invece di uno ci andava più. E quindi ci troviamo perfettamente. Ok. Oh, quindi fino a qua non ci sono grossi problemi. Andiamo a vedere qualcuno un po' più complicato. Vabbè, questo è solo lo svolgimento di quelli che stavamo a fare noi. Vabbè, sono sempre quelli. Di più complicate non ce ne stanno. Allora, sì, sì. Niente, erano tutti questi esercizi qua. Vediamo un po' se ci abbiamo una ventina di minuti. No, ci abbiamo 3 minuti. Andiamo a fare giusto un altro di questi. Allora, stavolta, allora, vi do un insieme omega, lo scrivo io, l'insieme delle xy tali che x per y è compreso tra 1 e 2, mentre y su x pure è compreso tra 1 e 2. E poi dobbiamo andare a integrare se a omega, ma qua ci metto la funzione, ce la metto dopo.
Allora, intanto andiamo a descrivere la funzione, ce la metto dopo perché devo fare i conti per aggiustarla in maniera tale che l'integrale venga fattibile. Se vi ricordate, anche negli integrali di una variabile, se io metto una funzione così a caso, magari l'integrale viene o impossibile o molto complicato da svolgere. Però qua quello che voglio far capire è che molto spesso la sostituzione che si deve fare dipende da come è fatto l'insieme, cioè la detta l'insieme, non tanto la funzione. Allora, come è fatto questo insieme qua? Allora, questo insieme qua diciamo è fatto, allora qua mettiamoci anche x maggiore o uguale di 0, y maggiore o uguale di 0, in maniera che siamo al primo quadrante, altrimenti se la x e y sono negative questa cosa funzionerebbe lo stesso. Allora, qua siamo nel primo quadrante, siamo tra due iperboli. Allora, questa è l'iperbola xy uguale a 1 e questa è l'iperbola xy uguale a 2. E poi qua invece abbiamo y su x uguale a 1, quindi y uguale x, e qua abbiamo y uguale 2x. Quindi qual è l'insieme in questione? È questo qua. Questo è omega. Allora, come vedete, l'insieme omega è un disastro, cioè non è a bandiera né rispetto a x né rispetto a y. Tuttavia, allora qua mettiamo f di xy e poi specifichiamo dopo la f chi è. Tuttavia, qual è la sostituzione da fare? La sostituzione da fare è u uguale xy e v uguale y su x. Questa è la sostituzione da fare. Naturalmente, però dobbiamo calcolare, per calcolare lo jacobiano, chi dobbiamo calcolare? Lo jacobiano, qua, questa che cosa viene? Dobbiamo fare l'integrale in du dv. Quindi, innanzitutto, qua ci va lo jacobiano dxy in du v. Ricordatevi sempre che è una specie di semplificazione. Qua quando fai lo jacobiano, fai lo jacobiano di questo rispetto a questo, perché poi devi andare in du dv. Allora, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è andare a calcolare u e v. Ma per andare a calcolare, per esempio, x e y in funzione di u e v, ma allora se io faccio u per v, se faccio u per v cosa mi viene? Mi viene y quadro. Quindi la y chi è? È la radice quadrata, la scrivo qua, la radice quadrata di uv. Mentre invece la x chi è? Se io faccio u diviso v viene x quadro, quindi è la radice di u diviso v. E qua non c'è problema perché siccome siamo nel primo quadrante tutto quanto è positivo, quindi tutte le radici sono con i segni positivi. Allora, quando vado a fare lo jacobiano, lo scrivo qua, dxy in duv, chi è? Qua ci sta il determinante dello jacobiano. Allora, che cosa devo fare? Allora, devo derivare xy rispetto a uv. Allora, quando qua derivo rispetto a uv, qua mi viene 1 su 2 radice di uv, perché la v è costante. Derivando rispetto a u, la radice di u diventa 1 su 2 radice di u, per radice di v diventa questo. Quando derivo rispetto a v, questo è v per v alla meno un mezzo, quindi qua mi viene meno un mezzo per radice di u per radice di v cubo, perché se derivo rispetto a v, u alla un mezzo rimane costante perché sto derivando rispetto a v, v alla meno un mezzo diventa meno un mezzo v alla meno tre mezzi. Quindi invece per quanto riguarda la y, qua abbiamo 1
su, allora radical 2 sta stavolta al numeratore e qua mi viene 2 radical u al denominatore e qua mi viene 1/2 radice di u pure, perché stavolta devo derivare questo rispetto a v, viene 1 su 2 radical v viene radical u, allora la y è la radice di u v, quindi qua è contrario, radical u su radical u. Adesso devo fare il determinante. Il determinante, allora, determinante di questo è uguale al determinante di questo, allora qua fa 1/4, radical u e radical u se ne va, radical v e radical v invece sotto non se ne va e fa 1 su v, meno, anche qua radical u e radical u se ne va, 1/2 per 1/2 fa 1/4, meno per meno fa più, quindi fa anche qua radical v su radice di v al cubo fa, insomma, in buona sostanza qua viene 1 su 2v, ok? V è positiva e quindi qui mi viene 1 su 2v du dv, qua mi viene l'integrale, però deve essere aggiornato nelle nuove coordinate. Nelle nuove coordinate la y è radice di u per v, la x è radice di u su v. Quando faccio x per y viene u, quindi la u è compresa tra 1 e 2, y su x viene v e la v è compresa tra 1 e 2, e qua mi viene f di radice di u su v, virgola, radice di u per v. Per esempio, se la funzione era 1, se la funzione era semplicemente 1, la funzione era 1 rimane 1, no? Quindi se io volevo fare l'area di omega, per esempio, l'integrale se volevo fare la misura duodimensionale di omega, cioè l'integrale di su omega di 1 dx dy, questo è uguale all'integrale tra 1 e 2 in du dell'integrale tra 1 e 2 in dv del logaritmo di v, di 1 su 2v. Ma questo fa 1/2, integrale di 1 su v fa logaritmo, logaritmo 2 fratto 1 fa logaritmo 2, che poi integrato tra 1 e 2 rimane logaritmo 2, quindi questo qua fa 1/2 logaritmo 2, quest'altro. Se poi la funzione era diversa, si deve aggiornare in maniera diversa, ok? Quindi il nostro esercizio in questo caso è consistito nell'andare a calcolare l'area di questo pezzo di piano compreso tra due iperboli e due rette passanti per origine. Due iperboli equilate e due rette passanti per origine. E si può calcolare, però bisogna fare questo cambiamento di coordinate. Se ci provate a farlo direttamente, non ne uscite vivi, perché qua dovete spaccare l'integrale almeno in tre pezzi e sono abbastanza complicati di studiare. Invece con quel cambiamento di coordinate si fa. Ok? Va bene, allora per oggi basta e la prossima